Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. «Tu chi sei?» Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei dunque? Sei tu Elia?» «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?» «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che cosa dici di te stesso?» Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia e né il profeta?» Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Venne un uomo, venne come testimone. È riassunta in queste poche pennellate la figura del Battista, la sua identità e la sua missione. Ma forse è la missione di ogni uomo, di ogni persona, di ogni donna, di venire a questo mondo come testimoni. È testimone perché interrogato. Una persona ha un modo di vivere, di stare al mondo che suscita delle domande. Ci sono persone che attirano l'interesse, perché affascinano, perché inquietano, perché c'è in loro qualcosa che crea curiosità. Il testimone se immediatamente può sedurre, cioè attirare su di sé l'attenzione, immediatamente conduce, induce, cioè aiuta ad entrare, ad andare dentro, insieme al mistero della vita, al mistero del senso della vita. Il Battista è testimone perché deve rendere ragione. Deve rendere ragione di se stesso. Tu chi sei? E di quello che fa, cioè del suo agire. Perché dunque battezzi? Cosa c'entri tu con Gesù? È importante sottolineare che pur nel deserto, cioè pur abitando spazi lontani, isolati, in ospitali, Giovanni è davanti allo sguardo degli altri. Ogni nostra azione è posta sempre davanti agli altri. Una vita non è neutra, se è vita, altrimenti potremmo dire che è morte. E se il Battista è immagine, il volto di ogni essere umano che viene e che viene come testimone della luce, non possiamo sottrarci dalla domanda: la mia persona, la mia vita, il mio stile interroga, incuriosisce, rinvia a Gesù e al suo Vangelo? La risposta che il Battista dà rispetto alle domande circa la sua identità e al suo agire e al suo operare
ma prima di tutto la sua identità è un elenco di no. No, no, non lo sono. Il Battista non si adatta alle precomprensioni dei suoi interlocutori, non accetta di essere incasellato in quegli schemi che un po' tutti mettiamo in atto per comprendere la realtà, di associare qualcuno o qualcosa a ciò che ci è noto, a ciò che conosciamo e così ci dà sicurezza. Il Battista rifiuta questa strada, questa logica, cerca la sua identità, il suo modo unico, singolare di essere. E in questo modo Giovanni si interpreta in dialogo con la scrittura come voce, e una voce che grida, non una persona sbiadita, non una persona afona.